Dare un sostegno ai minori rei di atti violenti o illeciti attraverso un percorso di recupero sociale è l'obiettivo del nuovo protocollo d'intesa firmato dalle province di Bergamo, Mantova e Cremona e dal Tribunale per i minorenni di Brescia. La cronaca ha portato alla luce sempre più spesso casi di vandalismo, lesioni personali, ingiurie e minacce che destano preoccupazione e interrogano le istituzioni sulle strategie preventive e riparative da attuare. È in questo ambito che si inserisce l'attività dell'Ufficio di Mediazione Penale Minorile del Distretto della Corte di Appello di Brescia, finanziata interamente dagli enti locali dall'aprile 2010. È un accordo operativo che costituisce uno strumento privilegiato di riparazione della giustizia, prevede il confronto fra la vittima, l'autore di reato e la comunità nella ricerca della soluzione migliore possibile, prima simbolica più che materiale. Il costo di questo protocollo veniva suddiviso fra il Consiglio di rappresentanza dei sindaci e la provincia. Quest'anno il Consiglio di rappresentanza dei sindaci corrisponde con 5.000 euro e gli altri 20.000 euro sono a carico della provincia. L'attenzione della provincia alle famiglie si declina anche attraverso il nuovo piano della formazione per i servizi per l'infanzia, sottoscritto in giunta di concerto con i 14 ambiti territoriali. Il piano formativo integrato prevede il coordinamento dei servizi per l'infanzia, la costruzione comune di un quadro di proposte formative per rispondere ai bisogni territoriali, oltre che l'inclusione delle politiche di conciliazione casa-lavoro per la promozione e il sostegno della genitorialità. La provincia contribuisce anche economicamente stanziando 14.000 euro, 1.000 euro per ogni ambito territoriale.